Pisa? Sì, sono di Pisa. Il mio nome è Amedeo Rustico, ma gli amici mi chiamano Rustichello. Fatto prigioniero nella prima di queste eterne guerre di commercio, 10 anni fa. Un pisano e novelliere. Il mio mestiere è scrivere. Così come pregare e perdonare, ritengo sia il vostro. Fratello... Damiano, da Bologna. E naturalmente conoscete già Fra Filippo da Genova. Apparteniamo ambedue all'ordine di San Domenico. Il vostro ordine. Il mio disordine. Sono appunti e null'altro. È accaduto così in fretta. Trovando Marco Polo provvisto di una così prodigiosa memoria e di una tale quantità di racconti, non ho resistito alla tentazione di prenderne nota. Preferirei raccontarvi le storie scritte da me, i miei lavori originali, le mie avventure, romanzi, commedie, tragedie. C'è molta gente che mi legge. Queste pagine, da quanto ci dicono, contengono storie che parlano di luoghi pagani, di riti peccaminosi, che potrebbero anche condurre alla corruzione di giovani e di innocenti. Queste pagine contengono solo quello che mi ha detto. Io non ho mai visto ciò che lui afferma di aver visto. Non sono un mercante né un viaggiatore. Anche se ho seguito il principe Edoardo d'Inghilterra in Terra Santa, davvero crociato come Dio volle. E Dio ora vuole che noi accertiamo se in effetti queste pagine sconfinino ben oltre il profano per spingersi forse fino all'eresia. Eresia?